When things are right, that you just know There's something in your eyes that brings me home Cause when there's love, you don't let go So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be I wanna tell you what I feel and really mean Con Team Vision e Now TV hai la serie a team con 7 partite su 10 ogni giornata, in molti altri sport, a 29,99 al mese. E i primi 4 mesi li offre Team. Chiama il 187 o vieni nei negozi Team. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che anzi siamo certi i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi infatti sono arrivati in massa. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Secondo le indiscrezioni del prepartita, si disporranno in campo con il 4-5-1. L'unico uomo in attacco è chiamato a una gara di sostanza. Dovrà farsi carico quasi da solo della manovra offensiva dei suoi, mantenere palla, far salire la squadra. Poi dipende da come si evolverà la gara, Fabio, ma credo che vedremo almeno uno o due centrocampisti partecipare di più in fase d'attacco. La partita è iniziata. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Cristiano, contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. E passa! C'è l'opportunità per il contropiede Di Bala! Che gol! Un contropiede micidiale! È stata veramente questione di secondi! Si sono involati in avanti non appena hanno riconquistato il pallone. Una manovra di una bellezza ed efficacia uniche. Assistante, 60 minuti. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Ferrari. Ferrari. Alza la testa, la ricerca di un compagno in avanti. Palla in avanti, verso il compagno. Ecco Bernardeschi, possibilità di tiro! Bernardeschi, grande intuizione la sua. Paolo Di Bala, perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma. Cristiano Ronaldo! Tiro davvero da dimenticare. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Pianic. Danilo. Rabiou fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Caputo. Occasione per il contropiede. Caputo prova l'affondo sulla destra. La mette in avanti. Riceve in ottima posizione. Si libera la grande. Ha la possibilità di andare verso la porta. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Ferrari. Marlon. Bella apertura. Cristiano... Miracolo di consigli. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Cristiano Ronaldo. Marlon, di forza. Prova il cross. Gran col... Ed evita il gol. Spazza via. E trova il compagno. Tiro di Rabiot! E finora la difesa sta reggendo veramente bene. Traoré... La mette sulla sinistra. Stanno facendo muovere molto verso l'esterno gli attaccanti, ma non sono sicuro che sia la mossa corretta. Perché dici questo Luca? Beh, perché allontani la vera minaccia primaria dall'area di rigore. Ok, si crea spazio al centro. E ma... il portiere dice di no. Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Bello intervento del portiere. Bernardeschi. Paolo Di Bala ha già segnato in questa partita sulla fascia in profondità. Grande movimento nello spazio. Intercetta il passaggio pericolo. Prova a tirare. La mette in rete. Ne hanno voluto un altro e adesso la possono gestire con più calma. Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. <sussurra> Due gol di vantaggio e partita in discesa. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Caputo. Da lì può concludere. La toglie dalla porta. Janic cerca l'uomo là davanti, allarga il gioco a destra, c'è la palla lunga in avanti, ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Qui deve tirare e c'è il gol. Con questo gol rientrano decisamente in partita. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. No. Ma se si numero 9. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore basso rimbalzo! Ce l'hanno fatta! Eccolo il gol! Davvero rapinatore d'aria. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Gol per l'Atlantis. La segnata è la cittadina di Poggio. Numero E si riparte con due gol di vantaggio. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Caputo si fa vedere per ricevere. Rabiou, scodella in avanti, ottima pressione la sua. Palla recuperata, pallone lungo in verticale. Ecco un'occasione di contropiede. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Elegante! Il sassuolo al calcio di punizione. Brutto l'intervento e adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare. Può anche peggiorare la sua situazione. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Berardi! Fantastico gol, un gol incredibile! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario! Sono stati bravi, hanno sofferto, hanno creduto di potercela fare, hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Una traiettoria strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Cristiano Ronaldo ci mette il fisico e conquista il pallone. Evita ogni pericolo per il momento. Lo hanno marcato molto bene, no? non si è potuto liberare. Opportunità di ripartire. Fallonetto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Riceve la palla. Un intervento impeccabile! Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Intervento, va il tiro! Il pallone è dentro! Il Sassuolo ha trovato il gol del pari. E quando si fanno questi regali, non ci si può aspettare un risultato diverso dal gol. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. Gol! e hanno completamente riaperto la gara. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Berardi. Qui può partire il contropiede. Vediamo se può capitalizzare. Prova con la palla lunga. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Può cacciare a rete. Grande intervento, vale come un gol. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Danilo cerca spazio per l'affondo. Bonucci, Rabiou, Danilo. Ottimo il fraseggio. Di bala con una buona possibilità. Ottimo intervento. Traore. Cerca la profondità. Berardi. Occhio, un altro cross. E manca il cross per un soffio. Può cercare il taglio in mezzo. Occhio a cross. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Paolo Di Bala prova a spingere sulla corsia di destra. Arriva Cristiano Ronaldo. La butta in mezzo. Il Cross attraversa tutta l'area da parte a parte. C'è il lungo pallone in avanti. Il Sassuolo al calcio di punizione. Traore, bel pallone. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Pianic, passaggio sulla destra. Locatelli, lungo passaggio in avanti, palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione, mostrano un buon controllo del gioco. Cristiano Ronaldo, prova il tiro, miracolo di consigli. Pianic allarga il gioco sulle fasce danilo Danilo Rabiu Pianic di bala con una buona possibilità ottimo disimpegno, fondamentale. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Caputo! Allarga il gioco. Scatta verso il pallone. Bell'intervento difensivo. Cristiano Ronaldo. Ferrari la fa sua. Allontana la palla. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Prova a verticalizzare. Prova la giocata nello spazio. Riceve il passaggio. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Alza la sfera e cerca lo spazio buono. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un te caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. La Juventus ha giocato la sua partita, anche se è una gara in cui le rispettive difese non sembrano in grado di trovare contromisure. La Juventus dà il calcio d'inizio della seconda frazione di gioco. Di Bala! Miracolo di consigli! Interviene tempestivamente. Hanno ottenuto un fallo laterale. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Sostituzione. Numero 7. Lascia il per... Numero 10 Attenzione alla sua Rugani. Costa. Pianic. Rabiu, l'appoggio sulla fascia. DI BOLA! Finalizzazione decisamente infelice. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Bell'anticipo, pericolo sventato. Se ne va il Sassuolo al calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo. Richiamo per adesso è solamente verbale: Berardi. E qui il portiere si è addirittura superato. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Di bala con una buona possibilità. Di Beh, Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa. Ma non possono concedere così tanto agli avversari. Berardi. E passa Traoré. La mette in mezzo. Numero. Occhio ci riprova. Pericolo. Douglas Costa. Cerca il compagno di Bala. Peccato perché si era venuta a creare un'occasione interessante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Locatelli. Difficile arrivare su un traversone del genere. Prova la giocata di misura. Costa. Ottimo dribbling. Salta e colpisce di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. e grande l'occasione che si sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Costa? Marcature strette, a quanto pare le individualità forti ne risentiranno. Beh, è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol. Non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare a rete. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Intervento goffo. Prova la conclusione. Rabio. È in ottima posizione. Douglas Costa. Paolo Di Bala. Sembra che voglia portarsi a casa il pallone oggi. Ci credo Fabio. Ha già fatto due gol e ha ancora tempo per mettere dentro il terzo. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Rabio. Sicuri in fase di palleggio, Pianic. E ora deve concludere, e prova il cross a tagliare. Palla a De Frel, bella azione sulla corsia di sinistra, la gioca lunga sulla fascia opposta, Caputo. Cerca il numero. Danilo recupera un pallone importante. Ferrari si è fatto trovare pronto. Locatelli. Lungo passaggio in avanti. Si è caputo. Ed ecco il sollievo della difesa per l'occasione sfumata. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Higuain. Cristiano Ronaldo riesce ad intercettare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Apertura ben calibrata. Caputo va a raccogliere il passaggio. Costa. Palla filtrante per Higuain. Il portiere si oppone. Ottima la parata del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere. Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Vuole tirare? è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza, non stavolta però. La gioca sulla destra. Vuole il lancio filtrante. Passaggio intercettato. Sulla destra. Palla filtrante per Higuaín. Filtra la palla in profondità. Si libera la Grande. Allontana. Pericolo! Tiro del tutto fuori bersaglio. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Pallone lungo in verticale. De Freel Berardi! Nessun dubbio qui. Calcio di rigore. Penalti concesso. Diciamo che era evitabile. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. L'azione irregolare c'è, secondo l'arbitro. I giocatori vogliono negoziare in qualche modo, ma eh, ormai non c'è più niente da fare. Sostituzione. Un'opportunità sprecata. Pianic. È davvero una bella serie di passaggi questa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Defrel. Scatta verso il pallone. Caputo. Riceve in posizione interessante. Sulla fascia è libero. È libero di creare pericolo. La mette in mezzo. Palla intercettata. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Se ne va. Passaggio sulla destra. Riceve un pallone interessante. Costa. La sua conclusione. Manca lo specchio della porta. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. e Sassuolo decide per un'altra sostituzione. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Berardi e passa. Toccaputo e ha fallito una buona occasione da gol. C'è tensione in campo Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Caputo! Provano a partire in velocità. Djuricic! l'atteggiamento offensivo. La ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna, Cristiano Ronaldo si libera la grande e trova costa, e c'è il gol della Juve. Una grande partita oggi!

Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Djuricic prova la soluzione in fascia. Grande movimento nello spazio. C'è il cross. Djuricic palla a Defrel. A spazio sulla fascia. Dentro il pallone teso. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Palla filtrante per Higuaín. Ora oh, Higuaín! Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Se ne va Cristiano Ronaldo con il traversone. Si libera della palla ed evita complicazioni. C'è la palla lunga in avanti. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. De Defrael, Rugani, riconquista la palla. Scatta verso il pallone. Douglas Costa, si libera la grande. Cerca il traversone. E non ci arriva nessuno! Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. La Juventus. Aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Prova a giocarla in profondità. Douglas, tenta la conclusione! Palla dentro, c'è il gol! È un vantaggio importante. Arrivati a questo punto della gara. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il Mister. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco. Meglio far entrare un giocatore fresco. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Già, un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. Locatelli. Gioca una palla lunga. Può colpire. Conclusione sul fondo. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno tre i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Arriva Higuain, Cristiano Ronaldo. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Bentancur, qui cercherà il tiro. Buona la conclusione. Ecco il cross. Va di testa. Ottima l'azione. Conclusione, però, non all'altezza. Il Sassuolo deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Decide di sfruttare la fascia. Berardi. E passa! Prova il cross in aria. Non c'è più tempo, finisce qui. Una vittoria assolutamente meritata. Sono scesi in campo concentrati, si è visto subito, hanno dato il massimo, adesso possono esultare. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? La Juventus ha messo in mostra tutta la qualità dei suoi effettivi. Non ha mai dato l'impressione di perdere il controllo della gara, prendendosi una vittoria comoda. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Sono io che ringrazio te, Fabio.